Bibbiano, Bibbiano cari amici, Bibbiano cari amici, tutte le televisioni stanno parlando, cioè sono tornate a parlare del caso di Bibbiano, perché gli operatori sociali che lavoravano e lavorano a Bibbiano, tutti gli operatori sociali sono stati assolti dalla magistratura. Nel secondo grado di giudizio, erano stati condannati dalla magistratura italiana nel primo grado di giudizio, poi sono stati assolti nel secondo grado di giudizio. Non è mica facile, il compito della magistratura, non è facile. Capita che nel processo di primo grado i giudici ti condannano, nel processo di secondo grado ti assolvono. Poi c'è la Suprema Corte di Cassazione, bisogna ricordare che questi operatori sociali della zona di Bibbiano, Bibbiano è un paese dell'Emilia Romagna, vabbè. Beh, bisogna ricordare che questi operatori sociali, che sono psicologi, assistenti sociali, qualche uomo politico, erano stati condannati in primo grado. In primo grado. Adesso sono stati assolti. Però si sta preparando il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Cioè, la questione non è chiusa ancora, relativamente agli operatori sociali della zona di Bibbiano, la questione non è ancora chiusa, è una questione aperta. Vedremo cosa dirà la Suprema Corte di Cassazione. La Suprema Corte di Cassazione potrà dire sì, la sentenza di assoluzione fatta dalla Corte d'Appello va bene. Oppure la Suprema Corte di Cassazione potrà dire no, la sentenza di assoluzione fatta dalla Corte d'Appello non va bene, rifacciamo il processo. Allora, qual è la situazione? Qual è la situazione? Dunque, lo sapete tutti, no? Che ci sono le famiglie con i loro figli, da una parte ci sono le famiglie con i loro figli, dall'altra c'è il sistema sanitario nazionale, dentro il sistema sanitario nazionale ci sono gli operatori sociali, sociologi, psicologi, assistenti sociali. E il compito di questi operatori sociali è di intervenire nei casi in cui si venga a sapere che in una famiglia il papà, la mamma non si comportano bene con i figli per tanti motivi. Ci può essere un papà ubriacone, ci può essere una mamma malata di depressione, mille motivi. Ci sono i servizi sociali, in tutta Italia, mica solo a Bibbiano, in tutta Italia abbiamo i servizi sociali e le famiglie. In tutta Italia ci sono le famiglie, papà, mamma e figli. In tutta Italia ci sono i servizi sociali con gli operatori sociali, ripeto, sociologi, psicologi, neurologi, psichiatri, assistenti sociali. E questi servizi sociali hanno lo scopo di intervenire quando vengono a sapere che dentro una famiglia ci sono dei bambini che forse non vengono trattati bene. Non perché i genitori sono cattivi, ma perché i genitori sono messi male, sono malati, sono disoccupati. Sono mille le tragedie che possono colpire un papà e una mamma. Allora, a Bibbiano, mi pare nel 2019, è scoppiata una brutta situazione. C'è stato uno scontro da parte di alcune famiglie
uno scontro da parte di alcuni genitori contro i servizi sociali, perché alcuni genitori dicevano che i servizi sociali erano intervenuti per prendere i bambini e assistere loro, in quanto i genitori non erano all'altezza di assistere i loro figli. Questa situazione che è scoppiata a Bibbiano poteva scoppiare in qualsiasi altra parte d'Italia, perché dobbiamo tenere presente che i genitori, che siano bravi o non bravi, i genitori hanno interesse a tenere i loro figli in casa loro sulla base di quello che si chiama l'amore. L'amore dei genitori per i figli. I genitori hanno messo al mondo i figli, la mamma ha partorito il bambino. Allora mamma e papà dicono: i nostri figli li cresciamo noi. Li cresciamo noi. Anche se dentro la famiglia magari ci sono delle situazioni difficili o molto difficili. Quindi ci sono da parte delle famiglie interessi, chiamateli amore, va bene? Amore. Gli interessi a tenere i bambini in casa loro, perché nessun genitore accetta che qualcun altro gli dica: tu non sei un bravo genitore. Viene colpito l'amor proprio del genitore, no? Quindi da una parte ci sono gli interessi dei genitori a tenere i figli in casa loro, sotto la loro assistenza, e dall'altra parte ci sono gli interessi dei servizi sociali, interessi dei servizi sociali si sono apposta per intervenire ed eventualmente prendere i bambini e essere loro servizi sociali a educarli questi bambini, di cui si ipotizza che i genitori non siano all'altezza di educarli. Sono interessi abbastanza contrapposti, capito? Scusatemi, è come la scuola e le famiglie, la scuola, gli insegnanti e i genitori. Se uno studente non va tanto bene a scuola, magari gli insegnanti diranno: è colpa dei genitori che non seguono lo studente. D'altra parte i genitori, se lo studente, il loro figlio studente non va bene, diranno: è colpa degli insegnanti che non sono bravi ad insegnare. E non so se mi spiego, vero che mi spiego, Santa Madonna, mi spiego. Ecco, allora a Bibbiano è successo una situazione di questo tipo. Ripeto, una situazione che può esplodere ovunque, non esplode, ma è latente un po' dappertutto. Io come preside di ruolo di licei classici e scientifici ne ho viste di queste situazioni. Ci sono dei conflitti tra genitori e servizi sociali, ma i conflitti ci sono non perché i genitori odiano i servizi sociali o perché i servizi sociali odiano i genitori, no, perché sono interessi contrapposti. I genitori, anche se non sono bravi, no, i figli li vogliono tenere loro. E i servizi sociali hanno la finalità, insomma, di intervenire e magari i figli prendersi di loro, educarli loro. Insomma, così, come si dice, a ciascuno il suo. Qualche volta c'è una pacifica convivenza e qualche volta esplode una tensione come questa che è scoppiata a Bibbiano. Allora, cerchiamo di arrivare alla conclusione. La Corte d'Appello, in questa sentenza di questi giorni, ha detto: gli operatori sociali di Bibbiano sono innocenti, non vanno condannati, mentre il tribunale, cioè
la magistratura di primo grado aveva detto gli operatori sociali di Bibbiano sono colpevoli, vanno condannati, i magistrati della Corte d'Appello hanno detto no, gli operatori sociali di Bibbiano sono innocenti e vanno assolti. Poi ci sarà adesso il ricorso in Cassazione, la Suprema Corte di Cassazione, vedremo come vanno le cose. Allora, cosa c'è da dire? Siamo di fronte ad una soluzione, cioè non c'è reato. Da parte degli operatori sociali non è stato compiuto nessun reato, cioè il loro comportamento è stato un comportamento lecito, secondo la Corte d'Appello, eh. Poi vedremo che dice la Suprema Corte di Cassazione. A me non interessa, che sia chiaro, non mi interessa. Io sono super partes, che sia chiaro. È per questo che i giovani mi seguono, i giovani. O quanto mi seguono, specialmente su YouTube, dove ho un canale con cui circa 15.000 iscritti, oltre 12.000 video, circa 10 milioni di visualizzazioni. Io sono super partes. Sono super partes. Allora, che dire nei confronti della sentenza assolutoria della Corte di Appello nei confronti degli operatori sanitari di Bibbiano? Che dire? Lo diceva il diritto romano. Il diritto romano diceva non omne quod licitum honestum est. Ripeto, scrivetelo, non omne quod licitum honestum est, honestum con l'H davanti. Tradotto, non tutte le cose lecite sono anche oneste. Lo sapevate voi che non tutti i comportamenti leciti sono anche onesti. Ci possono essere dei comportamenti leciti ma disonesti. Allora, dal punto di vista della magistratura, dal punto di vista del codice penale, gli operatori sociali di Bibbiano non hanno compiuto nessun reato, cioè il loro comportamento è stato lecito. Ciò non toglie che il comportamento degli operatori sociali di Bibbiano può essere stato un po' disonesto, ma questa è una questione morale, non è una questione giuridica, capito? E gli antichi romani se ne intendevano di queste cose, gli antichi romani. Sì, può darsi che gli operatori sociali di Bibbiano, con rispetto parlando, ma questo vale per tutti i servizi sociali d'Italia, può darsi che gli operatori sociali di Bibbiano abbiano tirato un po' l'acqua dalle loro parti, abbiano agito, come si dice, a favore loro, in maniera lecita, ma poco onesta sul piano morale, in maniera lecita sul piano giuridico, ma in maniera poco onesta sul piano morale. Tutto qua. Cioè, tra le famiglie e i servizi sociali c'è un po' di conflitto di interesse, perché le famiglie, anche le famiglie più disgraziate, ci tengono a tenere i figli a casa loro con loro, e i servizi sociali, anche i migliori servizi sociali, ci tengono a individuare dei casi problematici in maniera di prendersi i bambini ed essere loro ad educarli nelle loro strutture. E così si vivacchia, si tira avanti, e poi ogni tanto scoppia un caso come questo di Bibbiano. Tutto qua. Da che parte sto io? Ma no, io sto super partes. Io mi chiamo Serafino Massoni, io sto super partes. E ricordo che il grande diritto romano diceva non
omni quod licitum honestum est. Avete capito o non avete capito, amici miei? Ed ora attendiamo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. E qualunque essa sia, io sarò sempre super partes, perché mi chiamo Serafino Massoni. Queste due opere le trovate in tutte le librerie, capito? Capito? E dopo questa mia lectio magistralis, cari, andate tutti in libreria e comprate almeno una di queste due opere, ok, cari amici? Ecco come ti ho affrontato il caso di Bibbiano. Ok, ok, ok.